soprattutto, scusate, sono un po' di parte, ma un grazie soprattutto ai volontari del CIRCI. Lo sforzo che c'è stato è stato uno sforzo molto grande. Ma io ringrazio voi anche perché quando è cominciato questo progetto io ero dalla parte del CIRCI, non ero dalla parte dell'amministrazione, quindi era molti anni fa. Mi piace solo ricordare una cosa che desumo e che ricordo e che rammento sfogliando il termine, nel senso che tutta la vita del Big Blue è stato un incontrarsi e conoscersi di persone e un incontrarsi e sviluppare relazioni nuove tra associazioni, tra realtà diverse. Che cambiano e in questo caso penso ai tanti utenti diversi che in una struttura come questa ci sono e a quanto spazio ci sia per crescere in una realtà che è una realtà non, diciamo così, di biblioteca e basta, ma è in realtà un servizio, è in realtà un dialogare tra chi soffre, chi in questa struttura è chiamato a lavorare ma anche a essere paziente, con il paziente in tutti i sensi, direttore generale, con il senso di un servizio gratuito e volontario. Ha fatto bene Paola a ricordare fin dall'inizio la volontarietà di questa esperienza, perché la volontarietà in senso vero, pieno, cioè di persone che dedicano un pezzo della propria vita ad un servizio, ad un'idea, a un modo di vivere la relazione con gli altri, è una grande ricchezza per la città. E io qui, che non ci metto soldi, se non sbaglio, Tullio, no, non mettiamo neanche un euro. Ecco, quindi quello che sono venuto a raccontare ancora, poi verranno avanti, non ho dubbio su questo. No, sono venuto qui a testimoniare soprattutto una cosa, cioè la ricchezza che esperienze di questo genere segnano per la città, sono ricchezza della città. E quindi la ricchezza non si misura solamente in termini di euro, si misura anche in termini di crescita della cultura della condivisione, di quello che qualcuno chiama capitale sociale. Ecco, diciamo, questa ricchezza è una ricchezza che appartiene alla nostra città ed è messa su un piatto della bilancia, dall'altra parte c'è qualcos'altro, c'è la nostra pigrizia, la nostra volontà di recriminare, ma c'è anche questo grande piatto ricco che è fatto dalla volontà di tante persone di fare memoria. Anche il nome di Mirella alla biblioteca è un segno importante di come ci si ricordi delle persone che sono qua, è una cosa importante, ripeto, è una ricchezza della città, è giusto che il sindaco si renda conto di quanto il suo bilancio sia meno peggio di quanto non lo descrive l'assessore Baratti. Ora la parola al padrone di casa, diciamo, il dottor Rinaldi, è il direttore generale dell'azienda ospedaliera, e che ho già un po' ringraziato anche prima, ma adesso devo ringraziarlo ancora di più, perché fin dal nostro primo incontro è stato veramente una cosa che mi ha preso molto. C'è stato uno scambio progettuale, ma nel vero senso della parola. Noi proponevamo una cosa, ci è stato rimandato un ulteriore progetto. Noi, non, come già ho detto in altre precedenti occasioni, non l'abbiamo messo in un cassetto, l'abbiamo anche scritto. In questo nuovo DEPLIA che ritrovate c'è indicato questo progetto di ampliamento della biblioteca con l'offerta di una biblioteca per adulti. Per il momento è un sogno nel cassetto quasi, ma non è il cassetto, non è chiuso. Passo la parola al dottor Rinaldi. Oltre che ringraziarvi, perché ci sono momenti in cui è necessario essere rincuorati e far vedere che le cose stanno andando avanti bene, che dobbiamo ingrandirlo ulteriormente. Adesso magari, siccome succio anche i funzionari della regione, magari faccio un passaggio anche con loro, però è vero, quando ci siamo visti il problema sembrava in quel momento, se vi ricordate, come facciamo a spostare l'autobus ma soprattutto dentro un contenitore che è fatto diversamente rispetto a quello dove siamo, dove lo andiamo a mettere per renderlo comunque fruibile? Questo sembrava il problema di quel giorno. Le cose ce l'hanno risolta, drammaticamente, ma è andata così. Però il fatto di essere pronti a cambiare, disponibili a trasformare quelli che sono i nostri modelli e il successo
perché quello che ha fatto la differenza è che siamo insieme stati capaci di mettere in discussione un modello che era di successo, perché ci poteva tranquillamente rimanere ancorati a noi dobbiamo riportare il B-Blue e così, e bisogna trovare una soluzione per quello. Rimettersi in discussione per migliorare e farlo nei momenti in cui le cose vanno bene, questa è una dimostrazione di maturità estrema. E l'altra cosa che vi devo dire è che io sono qua oggi, ma questo progetto ha camminato senza bisogno che la direzione fosse costantemente presente a sollecitare. Anzi, credo che sia andato avanti da soli e ogni tanto venivo informato che stavano succedendo delle cose nuove. Il dottor Franchella oggi non c'è, ma penso che il ruolo che ha avuto anche in questo percorso gli vada riconosciuto. Come direttore di dipartimento, chirurgo, pediatra, che è impegnato in progetti internazionali, insomma vuol dire che il dipartimento di riproduzione e accrescimento è destinato a crescere. Per crescere bisogna anche diventare adulti, e questo è il senso del progetto che dobbiamo fare. In ospedale ci sono tante fragilità, tante persone fragili, i bambini, gli anziani. Nella nuova struttura sono fragili tutti quelli che stanno cercando un punto di riferimento nel quale appoggiarsi e familiarizzare con la nuova struttura. E queste sono le altre persone fragili che noi dobbiamo accompagnare, andare a cercare e portarle a far sì che questo ospedale sia l'ospedale in cui non c'è un padrone di casa, perché o l'ospedale di tutti oppure non c'è nessun padrone di casa che è in grado di farlo funzionare. Essere di tutti non vuol dire che non è di nessuno, essere di tutti vuol dire che non ci sono degli spazi che vengono abbandonati perché in fondo io sono nel mio reparto, sono nel mio studio, sono nel mio ufficio e lì dentro deve funzionare tutto bene, e se le cose funzionano è negli spazi comuni che si vede se le cose vanno bene, è come nei condomini. Se le scale sono sporche, se l'ascensore non funziona, vuol dire che il condominio qualche problema ce l'ha. E penso che noi di spazi, di corridoi, di ascensori, sui quali qualcuno ci lascia dei messaggi strani, li abbiamo già, li registriamo, li teniamo da parte, perché se qualcuno ha sentito la necessità di mandarsi un messaggio in quel modo, siamo noi che dobbiamo andare a cercare. Questa è la sfida che abbiamo, credo, a Cona a partire dall'anno prossimo. Sono in fondo sono 5 o 6 mesi che siamo qua, non sono 60 anni, e sarebbe curioso vedere cosa è successo nei nuovi ospedali a 6 mesi dalla partenza. Un po' di letteratura si può fare, provate ad andare a vedere alcuni giornali dell'ospedale di Mestre, dell'ospedale di Baggiovara, dell'ospedale di Forlì, provate. E ancora, provate ad andare dentro un grande ospedale e provate a orientarvi per vedere se è solo Cona che ha dei problemi. Però noi lo dobbiamo personalizzare. A me piace dire così: noi abbiamo avuto una struttura che ci abbiamo messo un po' di tempo per farla, ed era, come dire, per usare un termine di vestiario, era un capospalla. Adesso ce lo dobbiamo disegnare in maniera sartoriale, perché questo è il nostro ospedale e funzionerà se va bene per tutti noi, ognuno ci potrà trovare un pezzo di sé, e questo è il nostro lavoro. E quando siamo entrati io ho insistito sempre dicendo non dobbiamo cambiare niente, dobbiamo andare dentro e poi ne parliamo. Beh, adesso a 6 mesi di distanza cambia il paradigma è non c'è più niente che non può essere cambiato se siamo convinti che possa funzionare meglio. Adesso il mandato è questo. Quindi se prima dovevo sostenere con la direzione, dovevamo sostenere la stabilità, il ripetere le cose, adesso dobbiamo rimettere in discussione tutto, perché per migliorare bisogna trasformarsi. Quello che per il bruco è la fine del mondo, gli altri chiamano farfalla. Grazie, io dirò solo due parole perché siamo molto in ritardo, c'è tanta gente che deve parlare con me. Dico solo che l'attività è già iniziata, noi abbiamo la biblioteca aperta 3 giorni alla settimana, 2 pomeriggi e una mattina, che sono il lunedì, il mercoledì e il venerdì mattina. La nostra bibliotecaria è sempre presente, in questo momento anzi è già su che ci sta aspettando, un po' in anticipo, e ci sembra che l'attività possa
funzionare. Buonasera a tutti, io intanto ringrazio per l'invito a portare questo saluto proprio in questo momento, in questo evento così diciamo importante per l'associazione, ma come diceva anche il nostro sindaco, per tutta la nostra città. E unisco proprio il mio saluto a quello di chi mi ha preceduto, esprimendo proprio la mia piena soddisfazione proprio per il raggiungimento, direi, in tempi così celeri, così brevi e con così grande successo, di un traguardo importante, significativo, come quello dell'allestimento e dell'avvio appunto dell'inaugurazione oggi di questa nuova biblioteca. Adesso siamo qui a Cona e questi sono gli spunti e i suggerimenti che Adriana Lorenzi ci propone oggi. Grazie tantissimo Paola per le parole che ha utilizzato. Io devo comunque ringraziare anche Giulio Manini, perché la mia presenza qua dipende in realtà tantissimo da lui, e mi ha chiamato in virtù di questa dei libri. Niente è inutile o privo di significato di quello che ci succede. C'è un'utilità per qualsiasi cosa in quello che è anche il giardino che Dio ha predisposto per noi. Grazie. Lucrezia, a Giulia, scusate, Andrea, io lo chiamo Cocco, per cui faccio fatica a ricordare come si chiama davvero, e a Silvia, che vi presenteranno la loro esperienza. Cos'è il volontariato? Il volontariato è soddisfazione, libertà di espressione, impegno, speranza. Voglio di tutti irvi blu, perché in realtà dovunque andremo e qualunque cosa faremo, noi ci ricorderemo di quell'autobus blu e da ora in poi anche di questa biblioteca blu, dentro la quale ci sono i sogni e le fantasie di tanti bambini che noi, anche se solo in parte, abbiamo contribuito a creare e sviluppare. Infatti questa biblioteca a Mirella Bonora. Mirella Bonora ci ha lasciato qualche anno fa, era una volontaria del Circi, ha visto nascere estate bambini, si occupava di bambini nella tenda sanitaria, quindi è sicuramente un buon testimonial di quello che vorremmo cercare di continuare di mantenere durante questi anni. È come dire un pilastro a cui noi ci aggrappiamo, perché sappiamo quale strada dobbiamo continuare a seguire. Mirella ha fatto questo in questi anni. Passo quindi la parola a un'amica di Mirella che racconta qualche cosa anche lei per noi. Grazie. Da amici e familiari di Mirella ad amici della Biblioteca Blu. Il gruppo Amici e Familiari di Mirella è oggi formato da una trentina di persone: le sorelle, le nipoti, alcuni delle amiche e degli amici più vicini. È nato per il comune bisogno di trovare un luogo nel quale e per il quale condividere insieme i doni che Mirella ha consegnato a ciascuno di noi. Grazie agli amici di Mirella, grazie a tutti voi che avete partecipato. Ora andiamo a tagliare il nastro. Bella. Grazie. Bella. Si vede.